Sono felice di tornare a Cosenza, che è una città in cui sono nato e cresciuto anche molto musicalmente attraverso gli anni. È una città che apprezzo molto e che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, l'ho trovato molto cambiata in positivo. Ho fatto una passeggiata nel centro oggi e devo dire che è una città che emoziona molto. Quanto è bella sta città, quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storte, quanto è troppa sta città. Quanto è bella sta città, quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storte, quanto è storte sta città. Una città che racconta molto di grandi entusiasmi, di passioni, di amore per l'arte, per la musica. Questo festival è una di queste passioni. Fortunatamente durante la carriera ho avuto la possibilità di incontrare tanta gente con cui ho scambiato tanto umanamente, artisticamente, e quindi mi sono avvicinato a dei mondi artistici diversi, differenti, dal teatro al cinema, e poi con la musica, che ha un po' unito questi mondi e continua a farlo. Per cui sono felice che questa carriera non sia fatta solo in una direzione, ma che abbracci anche, ecco, queste grandi umanità che poi un po' le hai raccontate anche tu, no? C'è un po' di teatro, c'è il grande amico Totò Chiappetta, c'è stato per tanti anni e c'è ancora un amore fraterno con i fratelli Cauteruccio, c'è un grande legame con Giuseppe Gagliardi, con il suo cinema, e con tutto ciò che racconta questa terra in maniera, come dire, poetica, in maniera alcune volte provocatoria, alcune volte anche semplicemente narrando quello che significa la nostra lingua, le nostre storie, le nostre famiglie, le nostre tradizioni. Ma ne capito quando si mangia non si campa ma si mora. Ma ne capito quando si mangia non si campa ma si mora. Mora, 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 mora. Io non voglio morire no, io non voglio morire no. Io non voglio morire no, io non voglio morire no. Un paese di giudice, io, un paese di giudice, io, un paese di giudice. Mi sento di dire che una delle cose che mi aiuta molto e mi ha aiutato molto è la grande ironia nell'approccio alla vita e all'arte, quindi la capacità di essere sempre pronti a ironizzare su quello che si fa e di essere sempre pronti anche a darsi, a offrirsi, e quindi ci vuole comunque in questo lavoro una grande generosità. E forse in questo appunto la Calabria aiuta un po', perché è una terra fatta di grandi valori, no? Quindi ecco, questo mi ha aiutato molto. Però l'ironia, ecco, la voglia anche di stravolgere, di scambiare i piani di visione sulle cose, secondo me è importante per chi comincia, per chi vuole, anche per chi ha inevitabilmente un rapporto completo, complesso e completo con questa terra. Assolutamente l'ironia è indispensabile. Bomba di grida, 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 bomba di grida,